Articolo 35 GDPR, cosa prescrive? Scopriamolo insieme. Se stai guardando questo video è sicuramente perché hai un'azienda o tratti comunque dei dati personali dei tuoi clienti o dei tuoi dipendenti e quindi vuoi sapere che cosa sia il GDPR e soprattutto cosa prevede l'articolo 35. Scopriamolo insieme in questo video. Ti anticipo che l'articolo 35 del GDPR prevede il cosiddetto Data Protection Impact Assessment, ossia valutazione di impatto del trattamento. Prima di analizzare nello specifico di cosa si tratti, è giusto fare le opportune premesse ed andare a definire che cosa sia il GDPR. Vediamolo velocemente insieme. Il GDPR è un regolamento generale sulla protezione dei dati personali ed è stato emanato a livello europeo nel 2016. Con lo stesso sono state definite le linee guida per la raccolta e il trattamento delle informazioni personali di coloro che sono cittadini dell'Unione Europea. Dal 2016 in poi, infatti, devi sapere che il legislatore europeo ha cercato di uniformare i diritti e le tutele di tutti i cittadini residenti nel territorio europeo, in modo tale che ovunque essi si trovano, hanno diritto alle stesse prerogative di legge. Non solo, grazie al GDPR è stata anche aggiornata l'informazione rispetto ai dati personali e al loro trattamento, quindi l'informativa privacy, a quello che è stato lo sviluppo digitale degli ultimi anni. Infatti è stata aggiornata una precedente direttiva del 1995 che era ormai obsoleta rispetto allo sviluppo digitale in cui si è assistito negli ultimi, appunto, negli ultimi 20 anni circa. Non solo, il GDPR impone che tutti coloro che trattano dati di cittadini che sono residenti nell'Unione Europea devono essere GDPR compliant. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ad esempio tu in qualità di titolare prevedi la possibilità di trasferire i dati dei tuoi interessati, dei tuoi utenti, ad aziende che abbiano una sede legale al di fuori del territorio europeo, puoi farlo a due condizioni. In primo luogo, devi informare i tuoi interessati, i quali devono darti esplicito consenso. E in seconda condizione è che l'azienda estera, e per estera intendo quindi extraeuropea, che recepisce e poi tratterà questi dati, deve essere anch'essa GDPR compliant, deve avere un'adeguata protezione del trattamento dei dati personali, pur essendo al di fuori dell'Unione Europea. Questo perché sta trattando dati di cittadini che invece sono ivi residenti. Ma vediamo cosa si intende proprio per dati personali secondo il GDPR. Secondo il GDPR, i dati personali sono tutte quelle informazioni che riguardano una persona fisica identificata o identificabile in modo diretto o in modo indiretto. Come visto, la nozione fornita dal GDPR è volutamente ampia. Infatti, possiamo comprendere all'interno di questa nozione due ulteriori sottocategorie, ossia quei dati che identificano in modo diretto una persona e che vengono lasciati normalmente spontaneamente dai tuoi interessati, come nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, indirizzo. Tramite questi dati possiamo quindi subito delineare e capire di fronte a chi siamo, in quanto riescono a identificare in modo concreto e diretto un soggetto. Viceversa, ci sono altri tipi di dati che identificano in modo indiretto gli individui, come ad esempio gli indirizzi IP che vengono memorizzati dai siti web su cui navighiamo senza neanche che ce ne rendiamo conto, oppure i cookie, che sono dei piccoli file di testo che vengono anch'essi automaticamente memorizzati sui nostri dispositivi. Ecco, questi dati che a prima vista possono sembrare anonimi, in realtà, se elaborati, strutturati e combinati tra di essi, possono portare all'identificazione di un soggetto. E per queste motivazioni rientrano anch'esse nella nozione dei dati personali e per questo vengono tutelati al pari di quelli che identificano in modo diretto un individuo. Ma c'è di più. Vi sono poi altre categorie di dati personali, le cosiddette categorie particolari di dati personali, la cui protezione è superiore,
proprio per la loro natura di dati altamente sensibili e privati. Mi riferisco ad esempio ai dati che riguardano l'orientamento politico-sessuale di un individuo. In questi casi il GDPR, oltre a richiedere delle cautele maggiori, richiede ad esempio l'obbligo in alcune circostanze anche della nomina di altri soggetti all'interno dell'azienda, come ad esempio il DPO, ossia il Data Protection Officer, la cui nomina per i soggetti privati è obbligatoria nel momento in cui vengono trattati dati su larga scala o vengono trattati dati particolarmente sensibili. Viceversa, nel caso in cui fossimo un ente pubblico o comunque un'azienda pubblica, in quel caso il DPO è sempre obbligatorio nominarlo. Ora, l'articolo 35 gioca un ruolo fondamentale nel trattamento dei dati personali. Come ti dicevo, esso va a disciplinare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Tale valutazione si ricollega al cosiddetto principio di accountability del GDPR, disciplinato all'articolo 5, il quale prevede proprio una responsabilizzazione del titolare del trattamento nel momento in cui tratta determinati dati o dati in un determinato modo. Vediamo quindi cosa prescrive tale articolo. La valutazione di impatto è una procedura che serve a descrivere il trattamento che andremo a fare in qualità di titolari sul trattamento, sui dati che raccogliamo. Ci servirà per valutare la necessità e la proporzionalità del trattamento stesso e per identificare e gestire i rischi che ci possono essere per le persone, per i propri diritti. Infatti, in base a tale principio, in base a tale strumento, viene richiesto a ciascun titolare di valutare in via preliminare il trattamento che andrà a fare. Innanzitutto per capire, come ci dice la slide stessa, di che tipo di trattamento si tratta e se è proporzionale o meno rispetto ai fini per cui ci serve. Oltre che in base alla sensibilità o comunque al rischio dei dati che stiamo andando a trattare, se abbiamo all'interno della nostra azienda degli strumenti adeguati per poter affrontare un trattamento eventualmente ad alto rischio per gli individui. Il GDPR non elenca i casi specifici nei quali è obbligatorio procedere a una valutazione, tuttavia ci fornisce nello stesso tempo tre ipotesi nella quale è obbligatoria. Innanzitutto, nel caso tu, in qualità di titolare, stai mettendo in atto un trattamento che comporti una valutazione sistematica e globale di aspetti particolarmente personali dei tuoi interessati, quindi delle persone fisiche, basati ad esempio anche su un trattamento automatizzato come può essere la profilazione, nella quale tramite appunto procedimenti automatizzati si vanno a tracciare i profili comportamentali di un individuo e in questo modo si va ad incidere in modo significativo sulle libertà dei nostri interessati e quindi di coloro che sono tutelati per il GDPR. Un secondo caso in cui è obbligatoria la valutazione è nel caso in cui ci sia un trattamento su larga scala di dati particolari, come ad esempio quei dati che abbiamo definito prima altamente sensibili, che possono essere le informazioni politiche sulle persone, o dati relativi a condanne penali o determinati tipi di reati. Infine, nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, anche in questo caso hai l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto. In ogni caso, attenzione, a prescindere dall'obbligatorietà o meno della valutazione di impatto, dovrai sempre rispettare tre principi fondamentali nel momento in cui tratti dati personali dei tuoi interessati. Essi sono la liceità, la trasparenza e la correttezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che in tutto il momento, in tutto il periodo in cui effettuerai il trattamento dei dati personali dei tuoi interessati, dovrai effettuarlo in modo lecito. La liceità si estrinseca tramite delle basi giuridiche che vanno a giustificare il trattamento che stai facendo.
Ad esempio, come basi giuridiche possiamo avere il consenso dell'interessato, che deve essere esplicito ed inequivocabile. Non solo, può essere l'esecuzione di un contratto. Se ad esempio il tuo sito permette di acquistare prodotti o servizi, va da sé che una motivazione per cui raccogli i dati è proprio portare a termine una transazione commerciale. Ma non solo, oltre alla liceità viene richiesta la correttezza. Ossia, devi trattare i dati in base alle aspettative dei tuoi utenti, cioè in base a ciò che hai dichiarato. Non devi compiere azioni o trattare i dati in modo diverso da quanto indicato nella tua informativa privacy. Infine, dovrai essere sempre trasparente nel trattamento dei dati, ossia l'informativa privacy dovrà essere sempre ben visibile, aggiornata e deve contenere data di aggiornamento e di eventuali modifiche, oltre a doverla preparare e redigere in un modo chiaro e semplice, in modo tale che anche chi non è esperto di diritto, anche chi non conosce a fondo il GDPR, possa comprenderla appieno. In ogni caso, se hai ulteriori dubbi circa il GDPR e l'articolo 35, ti invito a scriverlo nei commenti sotto questo video. Sarò a tua disposizione per qualsiasi necessità. Se poi hai bisogno di una consulenza ad hoc per la tua azienda e per capire se stai trattando i dati in modo corretto, ti invito a prenotare la consulenza, sempre grazie ai commenti che trovi sotto il video, nel giorno e nell'ora che ti sono più comodi. Infine, ti invito ad attivare la campanella del canale se non l'hai ancora fatto per non perdere tutti i prossimi video relativi al GDPR e alla tutela dei dati personali. Ti invito poi a seguirci su tutti gli altri nostri social, LinkedIn, Facebook, TikTok e Instagram, e a seguire il nostro sito web www.studialievi.com, in particolare la sezione blog, dove grazie a una redazione interna tutti i giorni pubblichiamo articoli e novità relative alle tematiche fiscali e legali di cui ci occupiamo. Ti ringrazio e ti aspetto al prossimo video.